Ok, ciao a tutti ragazzi, allora facciamo questo video e vabbè parleremo di questo video che ne stanno parlando un po' tutti, però siccome vabbè un po' mi tocca perché è successo in Giappone, un po' mi tocca perché sono umano e tocca a chiunque di noi, perché comunque è successo un fatto gravissimo. Allora non so se conoscete chi è Logan Paul, però questo youtuber che fa sempre questi video che va sempre un po' over the top, diciamo, però con questo video veramente si è toccato proprio il massimo dei bassi, più basso di così non si poteva andare, una cosa veramente disgustosa. Cosa ha fatto? Lui è andato in questa montagna che è la Aokigahara, e dove praticamente è famosa, un po' è nota in Giappone perché è la foresta un po' dei suicidi, anche se ci sono cartelli su ogni dove che ti dicono di non suicidarti, che comunque la vita è importante, eccetera, eccetera, la gente va là anche per suicidarsi. E cosa fa? Lui va là con la sua crew e cosa trova? Un corpo di un morto. E cosa fa? Lo filma, filma le mani, lo zoom, parla di sto tipo, ci ride sopra con i suoi amici, cioè c'era la tipa che gli fa: "Ah, abbiamo visto un corpo di un morto." E poi lui che ride dice: "Eh, ma sì, ma..." E poi alcuni l'hanno giustificato, perché poi tra l'altro la cosa, cioè, c'è anche la gente che giustifica un fatto del genere, perché non solo lui è andato su questa montagna, non solo lui l'ha filmato, non solo lui l'ha reso pubblico questo fatto, la gente anche lo giustifica e cerca anche di difenderlo, perché dicono: "Eh, ma la sua reazione era genuina, nel senso, infatti lui ci ha voluto portare e farci vedere un giorno di vita reale, una reazione reale, umana." Ma faccio, ma... cioè, vi rendete conto di cosa si sta parlando? A parte che comunque, anche se per caso lo fai, tu prima cosa, quando vedi un cadavere, uno che si è appena impiccato, cosa fai? Spegni la telecamera, come minimo, come rispetto per la vita, cioè, ci mancherebbe. Scusa, lo riprendi, lo metti... ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa c'è da difendere? Ma io non riesco a capire, sono disgustato, mi sono una cosa orribile e non riesco a capire come addirittura YouTube sia riuscito a mettere questo video in tendenza prima che poi lo rimuovesse, perché ovviamente dopo che tutti ne hanno parlato, dopo che la TV ha detto che è una cosa oltraggiosa, anche non so se l'ha tolto YouTube o se l'ha tolto lui, in ogni caso schifo uguale. E... ma poi minchiate del tipo: "Questo video non l'ho monetizzato." Ma che c'entra? Te che te frega monetizzare il video che fai 30 milioni di visite al mese? Ma però tu sapevi quando hai visto il corpo del cadavere? Ma lo sapevi, perché bastava che fa... cioè, quando tu fai la thumbnail ci metti il corpo del cadavere insieme alla tua faccia, e questo ovviamente l'hai fatto per fare visite, quindi cioè, e alla fine visite di porta iscritte, eccetera, eccetera. Quindi era tutto programmato, quindi non stiamo a pettinare le bambole, sono tutte... Guarda, io non lo so, non ho idea, sono disgustato, una cosa schifosa. E guardate, questi stranieri che vengono in Giappone, l'ha detto anche Joy, che è un altro mio amico youtuber, che ha 1 milione di iscritti: "Restatevene a casa, non venite in Giappone a rovinare questo paese che è bellissimo." Ma non fatele da nessuna parte ste minchiate, cazzo, siete... cioè, pensate, ci potrebbe essere un vostro parente che è su, cioè, impiccato, e voi immaginatevi la famiglia di questa vittima, ma ci rendiamo conto? Ma io non ho parole, boh, boh. Vabbè, ditemi che cosa ne pensate, ho fatto questo video un po' per sfogo, però sinceramente non so proprio cosa dire. Spero che non lo so. Boh, spero che... Vabbè, ho visto il video anche di scuse, per carità. Non lo so, guardate, è una cosa disgustosa e spero che il mondo vada meglio. Non so cosa dire, boh. Boh, non so cosa possa succedere, però io spero che YouTube prenda delle azioni nei confronti di quello che è stato successo e se ne prenda responsabilità, perché l'ha messo in tendenza questo video, quindi comunque qualcuno l'ha visto per metterlo in tendenza. Quindi, boh, vabbè, non ho parole, spero che... Boh. Vabbè, ditemi che cosa ne pensate, scusate se questo video era un po' così, non è caricato in schedule come sempre le due, l'ho messo su così perché non volevo parlarne, ma è veramente difficile. E guardate che non è solo, cioè, veramente, boh. Vabbè, un ciao. E ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo domani, spero con un altro video, magari più normale. Ciao.